Nel cuore di Roma, a due passi da Piazza Navona, un museo per l'antico nella storia del gusto. Nel rinascimentale palazzo del cardinale Altemps sono state raccolte le collezioni storiche di scultura classica del Museo Nazionale Romano, oltre a pregevoli testimonianze egizie. Già alla fine del Cinquecento, il cortile e le sale che affacciano sulla loggia, dipinta come un giardino segreto delle delizie, erano destinati a una raccolta di marmi antichi. I capolavori della collezione Boncompagni Ludovisi oggi abitano queste stanze dalle raffinate decorazioni. Dei ed eroi, come nomi tutelari per generazioni di artisti e conoscitori, sedotti dal fascino di statue e rilievi. Il gesto fiero del Galata suicida, capolavoro del barocco pergameno. Una mirabile zuffa celebra la vittoria sui barbari nel sarcofago noto come Grande Ludovisi. L'aiuno, a un tempo simbolo neoclassico e ideale romantico di bellezza muliebre, adorata da Goethe. Afrodite emerge dalle acque di un lido sassoso nel celebre Trono Ludovisi, l'espressione più poetica dell'arte magno-greca del V secolo avanti Cristo. L'Ares, restaurato da Bernini, che ispirò Velázquez. L'abbraccio fraterno di Oreste ed Elettra. La furia sopita. Palazzo Altemps, un museo da collezione.